Buonasera amici di Rugby House, finalmente la Rugby Rovigo Delta riesce a rompere quella striscia negativa di 3 sconfitte consecutive imponendosi su Colorno in casa con più di 50 punti. Ne parleremo oggi, ne parleremo ovviamente di quello che capiterà anche nella settimana in corso, soprattutto con il focus legato alla sfida del Giulio Onesti, perché Rovigo affronterà le Fiamme Oro non alla caserma di Orsolini ma a Giulio Onesti, perché il campo appunto della caserma delle Fiamme è in via di rifacimento. Con chi ne parliamo? Ospite di questa serata abbiamo il pilone destro della FMCZ Rugby Rovigo Delta, Etienne Swanepoel. Ciao Etienne, benvenuto. Grazie mille. E visto che abbiamo fatto Antonio con Antonio, Pola con Pola, ci serviva un altro pilone destro, un amico è tornato a trovarci, Max Avalle. Ciao Max, benvenuto. Buonasera a tutti. Allora Etienne, prima stagione a Rovigo, come ti trovi? Come va? Solo una parola, è bellissimo, perché ho stato qua 2 anni, e primo anno con Val Sugana e primo anno per loro in top 12, quindi è molto difficile per capire italiano e come ti giochi qua, perché sono giocato anche in Francia e in Europa, ma arrivato qua è più difficile per cambiare, perché in Sudafrica ho giocato anche Pro 14 e quindi l'ha giocato più veloce, ma qua più duro e anche più veloce, quindi un strano gioco per me, ma sono molto felice qua. Ecco, allora parliamo un po' della partita di sabato contro Colorno. Dovevamo vincere, abbiamo vinto. Sì, abbiamo vinto, quindi siamo molto contenti per il risultato, ma per me noi bisogno ancora di Italia per giocare fuori, specialmente in difesa, perché siamo un po' we are vulnerable on the outside. Vulnerabili? Sì, vulnerabili. Vulnerabili e fuori. Quindi solo questo, e penso siamo ancora più amici questa settimana e poi crescere noi piano di gioco e senti come partita in futuro. Max, hai visto la partita? Sì, ho visto l'ultima partita con Colorno, anche quella precedente con Reggio Emilia. E vabbè, mi associo a quello che ha detto lui. Sicuramente è un risultato che dà morale alla squadra. Dopo 3 sconfitte subite, l'importante era vincere. Io aggiungerei una cosa, che comunque dal punto di vista del gioco mi aspettavo qualcosina in più, nel senso che se noi togliamo le 4 mete fatte con la mischia, 3 di drive e una giocata con Cadorini, la partita era lì. È ovvio che il rugby è fatto anche dagli uomini di mischia, che nelle ultime partite stanno portando avanti la squadra. Anche il secondo tempo la reazione soprattutto c'è stata dagli uomini del pacchetto di mischia, è riportato su un po' la partita a galla con Reggio Emilia. Però diciamo anche l'assenza di un giocatore come Diego Antel fa la differenza, sia come trascinatore sia come esperienza. Però è stata una bella scoperta, Uncini è stata veramente una bella scoperta, in linea di 3/4 sta dando il suo appoggio, viste le sue buone qualità. Ecco, tra l'altro adesso io non vorrei creare false aspettative, ma Max, tu sei un reduce, un protagonista dello scudetto di Mogliano con Umberto Casellato, e Umberto, se non ricordo male, ha detto in finale abbiamo vinto perché hanno fatto tutto il contrario di quello che avevo detto io, no? Sì, guarda, allora, il cammino italiano, tra virgolette, è un po' strano, nel senso che ci sono 2 stagioni nella stagione, l'importante è arrivare tra le prime 4, poi tutto quello che succede prima si va da parte. E ricordo appunto quello scudetto lì, noi la stagione, il giro di andata eravamo addirittura 6, ho perso tantissime partite, tanti infortuni, mentre il girone di ritorno avevamo vinto circa 8-9 partite, quasi tutte insomma nel girone di ritorno, arrivammo 4 e vincemmo lo scudetto, vincendo tra l'altro da non favorita in casa dei Cavalieri di Prato. E quindi ripeto, poi quest'anno a maggior ragione col coronavirus è veramente difficile adattarsi a queste interruzioni, quindi trovare ritmo partita non è facile per tutti i giocatori, quindi alla lunga, ripeto, sono due stagioni nella stagione, quindi è importante arrivare tra le prime 4,
con la giusta confidenza e con le giuste energie. Ecco, Etienne, cosa ti è piaciuto di sabato con Colorno e cosa pensi si possa fare meglio, si possa migliorare oltre la difesa che hai già detto che è vulnerabile? Penso siamo più amici, come hai detto prima, perché in settimana dopo ho perso 3 partite, tutti guardano sempre a terra così e non mi piace, ma ho fatto una amici per tenerci di... Vi siete uniti? Sì, fatto di un uniti. E poi dopo noi fatto fuori, non sentito niente, è giocato solo e giochi piano di gioco di noi e capito che okay, questa è base, quindi crescere per questo. Non penso di partita noi perso, ma penso solo in futuro, sempre. Ok. Facciamo una cosa, andiamo a vedere gli highlights della vittoria su Colorno, poi rientriamo perché fra 2 giorni c'è una sfida importante con le Fiamme Oro a Roma. Un pomeriggio abbastanza fresco, siamo intorno ai 3 gradi qui allo stadio Mario Battaglini, il tempo però è asciutto, anche il terreno di gioco sembra in buone condizioni, per cui insomma i presupposti per una buonissima partita sembra ci siano. Griff pronto a strappare, ancora Giant, non contende Colorno. Adesso lì alla chiusa con Ruggeri che non riesce a imbeccare probabilmente Nicotera, era il terminale del passaggio per cui si ricomincia con un pallone a terra con Lorenzo Cittone, Matteo Ferro pronto a portare avanti il pallone, sostenuto da Nicola Pomaro e Giant si deve togliere, adesso lo fa Alvarado, alza le mani. Nicotera va a spingere sempre in questo lavoro a 3, prova a alzare il ritmo, è bravo in questo caso Ruggeri, andare oltre la linea del placcaggio, ancora Paolo Uncini che potrebbe bissare la meta di Calvisano, arriva la meta numero 2 di Paolo Uncini, Uncini che verrà sicuramente confermata anche dagli extra point di sempre Griff, pronto a strappare, ancora Giant, ancora non contende Colorno, Arvivo che ha sprecato una grande occasione circa 10 minuti fa e adesso sta avanzando in maniera forte, prepotente, decisa e direi definitiva con la meta di Jack Nicotera che va a concretizzare il lavoro fatto del proprio pacchetto, per cui Andrea Miniti Ippolito la sua rincorsa sulle bandierine. La passata stagione è stata una vera battaglia, però vi è andato il buco di Matteo Ferro, c'è un sostegno di Matteo Moscardi, ancora per Matteo Ferro, potrebbe essere lui disponibile, Matteo Moscardi però mette il turbo, se ne va, Jacob Antonder non ha nulla a che fare con questa velocità del Rovigo. È uscita con 7 punti, cambio di senso di Raffaele, una palla che arriva a Papa, il giocatore salentino, ancora Cicchinelli, Ceresini, palla fuori per Smith che allarga totalmente per Canni che riesce ad andare oltre al placcaggio. Andrea Miniti Ippolito, diciamo di questo giocatore che viene trascinato fuori, ma la palla è ancora giocabile. Attenzione con la bella corsa e soprattutto l'angolo e la meta da parte del Colorno, puntuale, con a una mano prende il pallone Nicotera, il lavoro del pacchetto, spinta di Lubian e Pomaro, adesso c'è l'avanzamento, Cicchinelli ovviamente con grande esperienza, il romano, Rovigo prova ad andare per la quarta meta, arriva una non tanto un toccato ma una meta di penalità per quanto riguarda la squadra rodigina. Palla è sui piedi del numero 8 per cui si gioca con 3 minuti Ippolito con Moscardi, ancora problemi nella gestione del pallone, arriva Smith roccioso con Sapuppo, il siciliano che non riesce a dar vita, non riesce a tenere vivo il pallone, ci riprova con Raffaele, ancora Smith trova un ottimo angolo, Franco Smith arriva alla meta numero 2 del Colorno. Un protocollo con concussion o meno per il giovane secondo centro rosso e blu. Cittona molto più attivo in questo match, attacca più la linea rispetto alle ultime partite. L'angolo di Mtianda e il sostegno a parte di Paolo Uncini, una prateria per il numero 12, grande francesina e poi il sostegno e la meta di Lorenzo Crasti Cittona. Certe circostanze negative in fiducia.
Arrivano probabilmente anche gli altri Giant, molto sollecitato questo punto di vista, riesce anche in questo caso a deludere la pressione portata da parte di Gabriele Cicchinelli e l'avanzamento del drive assolutamente dominante nel corso del primo tempo, lo è anche nel secondo con la seconda meta personale di Jack Nicotera. Prende la rincorsa per gli ex point che arrivano puntuali, la presa di Gesi, il kick and chase da parte del Livornese, litiga col pallone Cozzi sotto la pressione dei giocatori di Colorno, adesso Raffaele prova ad innescare la corsa dell'estremo Jacob Antonder, c'è un vantaggio da parte del Colorno, dello stesso Gesi a mettere la palla a disposizione con Raffaele, dietro Ceresini, pallone che arriva direttamente a Silva, la palla per Smith, prova a trovare un interno su Pomaro, poi arriva l'assistenza da parte di Giant, Sarto prova a accelerare, Nicotera non vuole lasciarlo andare via, ancora nel senso, palla fuori, la possibilità e la meta di Boccardo, punto di bonus, qui inquadrato Ceresini, sembra ben indirizzato il pallone. 2007-2008 giocano una furba i giocatori di Rovigo e Pippo Gadorini, una prateria, la voglia di buttarsi e segnare. Andrea Meniti Ippolito non centra l'H in questa, e adesso prova ad andare ad attaccare Francesco Modena, non ci riesce, la possibilità con Simone Gesi, una palla che arriva in mano a Matteo Ferro, un po' di sanitari in campo che si confondono con l'arbitro, cross kick di Andrea Meniti Ippolito, Cozzi fuori, scivola, Cozzi ha un sostegno interno, riesce ad andare oltre, potrebbe essere la meta dell'ex, mano in faccia di Francesco Cozzi che vuole andare in meta, vuole segnare la sua meta personale ad ottenerlo con la quarta segnatura. Andrea Meniti Ippolito, un calcio al limite, palo dentro, speriamo che la situazione sia in fase di miglioramento per dare una linearità. Attenzione alla corsa e al guizzo da parte del giovane under 20 Emiliano nella massima serie. Calcio di Ceresini, personali man of the match nel frattempo di questa partita, i giornalisti accreditati hanno deciso di dare il premio, meglio player of the match, a Paolo Uncini. L'uso del piede a parte di Francesco Modena, ancora Gesi, la pressione di Cioffi sopra più di rimpettaio. Pasini con Ceresini a zero, pronto a liberare, calcia direttamente fuori il giovane, o meglio, il giocatore di Casal Maggiore. Interessante capire il punto tecnico di questo match, lo facciamo con Pollarù. Ottima vittoria per Vigo sabato e questo è merito della buona variazione di gioco da parte numero 9 e numero 10. Visto che la difesa metteva molto pressioni sull'apertura, il mediano ha iniziato ad attaccare le guardie, che ha tirato molto l'attenzione su di lui. Mi piace l'idea che lui sta guardando avanti qua, vede lo spazio e gioca in base di quelle che vede davanti. È un mediano in mischia con tante gambe e questo è il suo punto di forza. Giocando in questo modo, il numero 9 e il numero 10 del Vigo hanno attirato un po' l'attenzione su di loro, creando spazio per i loro compagni. La difesa ora non riesce più a indovinare il gioco del Vigo, non sanno se devono sparare o devono andare piano a scalare. Guarda il risultato, spesso l'apertura giocata dietro la schiena, questa volta qua, opzione davanti e una bella meta. Invece di nuovo davanti, bello offload, bel angolo di numero 12, grande sostegno e un altro bella meta di Rebbi Rovigo. Anche il mini unit che settimana scorsa non era molto efficace, ora con questo gioco sta funzionando. Qua di nuovo un clip dove l'apertura usa il piedi per trovare spazio dietro. Grande scelta questo. È da 3 settimane che diciamo che il gioco di Rebbi Rovigo è troppo prevedibile, ma sabato ha cambiato tutto. Questo tipo di variazioni ha fatto riflettere la difesa tutto il tempo e non erano mai sicuri di quale la prossima mossa di Rebbi Rovigo. Bentornati in studio, Rugby House nel pre Fiamme Oro. Max, tra l'altro una squadra che tu conosci avendo militato con le Fiamme, una squadra che vive in una situazione particolare, una squadra che ha battuto tra l'altro Mogliano in maniera, non dico rocambolesca, ma insomma abbastanza last minute sabato scorso. Com'è difficile vivere un contesto come le Fiamme intanto? Beh, diciamo che essere le Fiamme Oro è un po' un'arma a doppio taglio. Vivi una situazione, diciamo, tra virgolette agiata, perché sai che indipendentemente dalle tue, come dire, prestazioni, comunque
il futuro, non, è assicurato. Il futuro è assicurato, ecco, è innegabile. E dall'altra parte un'altra cosa a sfavore è che vivere le Fiamme Oro non c'è una, come dire, un contesto di club, un supporto di tifosi, quello che si può vivere comunque in una città, beh, Rovigo è il blasone insomma per come situazione, quindi è difficile adattarsi a una situazione che comunque io l'ho vissuta sulla mia persona e ho potuto dare un poco il mio contributo per i problemi fisici che ho avuto. E diciamo che i ragazzi sono, come dire, devono lavorare sulle prospettive future che hanno. Infatti non a caso le Fiamme Oro stanno investendo molto sui giovani, e per essere un po' il trampolino di lancio per andare a giocare nelle squadre celtiche. Quindi diciamo che lavori molto in base alle prospettive future che tu possa avere. È veramente difficile legarsi alle Fiamme Oro come entità di club, giusto? Quindi tu mi stai dicendo che il concetto è anche la scelta, la linea strategica delle Fiamme Oro è lavorare sui giovani, perché i giovani in questo momento hanno un maggior stimolo di crescita rispetto magari a un giocatore un po' più adulto che vive questo status in maniera più confortevole. Sì, secondo me sì, penso sia stata la... il cambio di strategia delle Fiamme Oro sia stato dovuto a questo, e non a caso tanti giocatori che militavano nelle Fiamme Oro hanno avuto le opportunità di andare poi nelle squadre celtiche, non a caso Carlo Canna, Tenga, Di Stefano, Azzolini che adesso è ritornato alle Fiamme Oro, insomma è una buona rampa di lancio per investire sul proprio futuro, insomma. Ecco, come state vivendo, come state lavorando questa settimana? Noi dopo la partita ho fatto tranquillo domenica, perché penso dopo questa sì, bella vittoria. Sì, bella vittoria e con how do you say like four more points, con il bonus punti, con i sì, 5 punti. Bonus punti, ma anche perché loro 19 e noi un bel 50. Gap, quindi. Sì, bel gap. Ma tutto arrivato qua è lunedì, sereni, anche per me è umiltà, e penso ho stato e guardato il video come è fatto male, come è fatto giusti, quindi noi focus è solo come è fatto giusti e crescere di questo, non lasciare l'Italia ho fatto male. Quindi ho lavorato oggi, l'Italia ho fatto male in partita, e quindi penso ai giovani, noi continua con l'Italia giusti ho fatto in partita, e okay, penso siamo unity in questo caso, e questa è la base, come hai detto, e crescere in questo punto, perché noi fatto in un buco e fatto male, ma adesso siamo più unity. Ok, ottimo. Max, Etienne ha parlato di focus sugli aspetti positivi. Si è parlato anche di come ha vissuto Rovigo questo periodo, diciamo, negativo, no? Delle tre sconfitte. Rispetto al passato, sembra che ci sia stata una pressione minore rispetto a quanto magari sarebbe potuto accadere tempo fa. Anche tu hai avuto la stessa sensazione, o questo fattore Covid va a mitigare un po' tutto, a spostare un po' l'attenzione? Secondo me entrambe le cose. Comunque è innegabile che la pandemia in atto ha distorto un po' l'attenzione da quello che è il campionato, la gente comunque ha problematiche che tutti conosciamo. In parte è anche giusto non dare troppe pressioni. Allora, ogni giocatore sa quello che sono gli obiettivi, sia personali che della squadra, quindi avere ulteriori pressioni, io quando giocavo personalmente per il mio carattere non andavano a influire più di tanto le pressioni esterne, sapevo quali erano gli obiettivi della squadra. Per carità, si sbaglia, tutti sbagliamo, quello è normale, però ci sono anche giocatori che la pressione gioca brutti scherzi e non rendendo poi la domenica. Quindi in generale penso che le pressioni
sia da parte della gente, della società che comunque investe per avere insomma degli obiettivi, è giusto darli, ma fino a un certo punto, insomma, tutti sappiamo qual è l'obiettivo, quindi dire hai sbagliato, so che ho sbagliato, tu mi devi dire come posso non sbagliare. Quindi è quello sicuramente competenza dello staff tecnico che settimanalmente cercherà di capire quali sono le problematiche della squadra. Ecco, io non so se Max lo faceva, tu guardi i giornali, guardi i social, guardi... No, io mai, perché io non senti i social perché tutti questo è esterno, perché non loro in campo e sempre noi giocatori, quindi... Quando tu senti tipo una tifosi dici ha giocato male, sempre così, perché senti sempre parole esterno, ma per me io senti mai, io non frega niente per questa roba. Ma come dici lui, mai paura per sbagliare una gioca e focusi solo... Quando sbagliare, capito cosa ho sbagliato e fai 100% e focus e prossimo lavoro. Solo questo. Max, tu guardavi i giornali, leggevi i giornali? Io sì, sì, ma anche io, sì, esatto, anche per questo. No, li leggevo, sinceramente sentire cosa pensa la gente, carità, è importante. È importante però dargli il giusto peso, ecco, semplicemente questo. E diciamo che il tifoso rodigino, poi essendo passionale, è un po' un divago, no? Ma diciamo che il tifoso rodigino è un po' un'icona, perché una delle prime partite che vide a Rovigo, ancora non da giocatore del Rovigo, giocava a Parma, sì, e ricordo che ancora prima di un giocatore del Parma, tra l'altro, lanciare la palla in tucci, già urlavano storta, quindi insomma, diciamo che non sono proprio oggettivi sotto certi aspetti, però insomma, sono bene anche per quello e danno veramente un gran supporto alla squadra. Ecco, da giocatore, Max, il fatto che Etienne e comunque tutti i nuovi acquisti non abbiano ancora percepito quello che è il calore dello stadio. Questa è una cioè, pensa diciamo... che un compagno di Etienne ha detto, perché quando abbiamo fatto Rossi contro Blu con 1000 persone si sentiva allo stadio. Guarda, io questo aspetto, al di là della pandemia, ed è anche un invito che porgo ai tifosi, che c'è stata una sorta di rottura quando abbiamo perso la finale scudetto, soprattutto quella del 2015 contro Calvisano. E non so, poi ho sempre frequentato Rovigo, vivo tutto a Rovigo, però diciamo il calore delle persone, anche la presenza negli stadi. Io mi ricordo i primi anni che ero a Rovigo, quando c'erano poche persone, c'erano 2.000-2.500 persone. E mentre le partite di cartello c'erano 4-5 mila persone. E non penso sia solo dovuto a un discorso di crisi economica, perché comunque adesso non so i prezzi dei biglietti, non sto qui a sindacare, non penso sia un problema quello lì. Penso ci sia stata un po' una rottura anche per i fatti che successero dopo il fischio finale. Io personalmente ero veramente affranto e deluso, perché era la seconda finale che perdevo in casa con Rovigo, dopo Petrarca. E è un bel vissuto però, Max, tu, Diciamo che Rovigo, sotto questo punto di vista, è incredibile. Non l'avevo portato proprio bene, o portavo io sfiga a Rovigo. Ti mancava quella del 77 e poi avevi fatte tutte, le avevo fatte tutte. Quindi, dove la gente poi si appellò al fatto che noi non li salutammo, io sinceramente in quel momento lì non mi sentivo neanche, cioè non avevo, come dire, la faccia di andare su di loro dopo aver perso una partita con un uomo in più per 60 minuti. Quindi la gente un po' si appellò al fatto che solo Luke, che è il capitano, li andò a salutare, gli altri no, per questa cosa qui, che in realtà... Cioè, non è stato mica uno smacco per i tifosi che ci hanno sempre sostenuto. E quindi io, il mio invito è quello veramente di far vivere ad Etienne o agli altri giocatori passati da questa pandemia veramente il calore
che c'erano quegli anni fino al 2015, perché poi gli anni dopo, secondo me, gli anni precedenti, e lo sanno secondo me anche i tifosi che hanno vissuto lo stadio in quegli anni, sanno che non c'è più quel calore che c'era prima sugli spalti. Da, ti parlo con cognizione di causa, a livello numerico, negli ultimi tre anni, il numero sia di abbonati e di tifosi è in crescita. Probabilmente è la tipologia, la generazione che è cambiato, certo, o l'approccio che è cambiato, certo, perché è ovvio che ci sono approcci diversi, come la musica le sue generazioni, certo, il rugby le sue generazioni, però da quel punto di vista sicuramente è una finale, questa è una partita, mamma mia, incredibile, ma anche... Guarda, io allora la finale del Petrarca non l'ho ancora rivista. Aspetta, Etienne, tu sei al corrente di quello che stiamo parlando? Sì. Ok, noi perdiamo con Paul l'allenatore, la finale col Petrarca in casa nel 2011. Sì, ho perso. Sì, te ne ha parlato Polla? Sì, sì. Bene. E Max era in campo. E quello è il primo dramma. Quello è il primo dramma. Poi vince... Quindi colpa di Polla? No, colpa di tutti. Colpa di tutti. La colpa sono belle. Poi praticamente perdiamo nel 2015 una finale in casa con Calvisano e giochiamo 60 minuti con un uomo in più. Dove loro il nome pilone destro, sì, era uno dei piloni molto, sì, forti, sì, in mischia, prende cartellino rosso. È Costanzo, quello che allena Mogliano. E noi per 60 minuti abbiamo giocato con un nome in più e siamo riusciti a perdere 10-11 il risultato finale. Quindi lì insomma c'è stata un po' una rottura. Ripeto, gli abbonati sicuramente ci sono tante generazioni. Per quello, per me, quello che voglio fare stasera da... non da tifoso del Rovigo, ma proprio da tifoso appassionato di rugby, di invitare appunto a far rivivere quelle emozioni che comunque si vivono sia in campo sia sugli spalti, insomma. Ecco, anche perché tu le hai vissute da, diciamo, da giocatore di altre squadre, perché sì, con Valsu e poi l'anno scorso col Petrarca, voglio dire, sicuramente avrai sentito parlare del pubblico, no? Sì, quando noi in campo e... giochiamo contro Rovigo, è sempre difficile contro loro, quando i tifosi, tu senti sempre i tifosi, mai senti qualcosa è fatto in piano di gioco e senti sempre i tifosi. E visto che Paul è venuto a trovarci un paio di settimane fa, è venuto in trasmissione. Sì, sì, ho visto. Ecco, Paul ti ha mai parlato di Rovigo? Sì, quando noi abbiamo giocato, penso è prima partita, sì, al plebiscito, sì, contro Rovigo, e sì, ho fatto un po' di parole di cosa faccio a Rovigo, perché lui è un vecchio allenatore per Rovigo, quindi lui ha capito come giochi contro loro senza tifosi e qualcosa, e penso anche per questo Valsu non sbagliato troppo contro Rovigo. Ecco, bene. Facciamo una cosa, andiamo a vedere i rumors che arrivano dagli altri campi del top 10, poi rientriamo per l'ultima parte di Rugby House. Il 2021 casalingo delle Fiamme Oro inizia sabato all'Acqua Cetosa contro il Rovigo. Non è di certo una partita da dentro o fuori, ma è sicuramente un test determinante per i cremisi, per capire quale ruolo vogliono avere all'interno di questo campionato. Di fronte avranno una squadra che esprime un gran gioco e che comunque è solida e convinta di quello che può fare all'interno del terreno di gioco. Le Fiamme arrivano a questa partita dopo l'importante vittoria della scorsa settimana al Quaggia contro il Mogliano. Vittoria arrivata però solo nella parte finale del secondo tempo e che ha ancora una volta evidenziato sia i problemi di disciplina ma sia ancora qualche problema a livello offensivo per la squadra di Green. Nota di colore, convocati per il raduno della nazionale, Stojan e Fusco. È un confronto atteso quello in programma sabato 16 gennaio a Padova. Sul campo centrale della Guizza si sfideranno Argos Petrarca e Valoregbi Emilia, rispettivamente terza e prima in classifica di questo primo spezzone di top 10, che finora si è rivelato per molte squadre un percorso ad ostacoli. Con 4 partite da recuperare, 2 in più rispetto agli emiliani, i padroni di casa sanno di avere la possibilità di recuperare terreno in ogni caso, ma una prima importante occasione se la giocheranno proprio nello scontro diretto. Sono 5 i punti che separano attualmente il 15 padovano da Reggio Emilia e Rovigo, prime della classe a quota 22. Gli uomini di Marcato e Jimenez vengono da 2 weekend di pausa forzata,
Il primo per scongiurare a suon di tamponi molecolari dei possibili casi di Covid che avrebbero costretto un'altra volta la squadra ad interrompere il proprio lavoro. Il secondo per la richiesta di rinvio del Calvisano la settimana scorsa per alcuni giocatori positivi nella squadra bresciana. Vista la malparata, i tecnici tuttoneri hanno optato per disputare un'amichevole interna venerdì scorso, in modo da riprendere confidenza con placcaggi, percussioni e mischie. Un bisogno di contatto reale che assume ancora più importanza vista la caratura dell'avversario. Il Valo Rugby viene da una vittoria netta, anche se da 4 punti, con il coriaceo Lions Piacenza, contro cui ha dimostrato ancora il suo peso specifico, sia tra gli avanti, sia fra i tre quarti, dove dispone di elementi dalla grande fisicità come Vaega e Leao Pepe, uno dei tanti ex importanti del match clou della nona giornata. Gli altri, oltretutto padovani doc, sono l'ex capitano Chicco Conforti e l'esperto mediano di mischia Alberto Chillon, non proprio gli ultimi arrivati, e sicuramente vorranno togliersi qualche sassolino dalle scarpe contro la loro ex squadra. Dovesse rientrare anche Chistolini, anche lui ex tutto nero, il Valo Rugby calerebbe addirittura un poker d'assi, almeno per i canoni del massimo campionato italiano. Sulla sponda opposta sarà invece il mediano Panunzi a trovarsi contro gli ex compagni, con cui ha disputato 3 stagioni da grande protagonista. A dirigere questa promettente sfida d'alta classifica è stato designato l'arbitro Liperini di Livorno, che proprio a Padova raggiungerà per primo il traguardo della 100ª direzione di gara nel massimo campionato italiano. Ultima parte di Rugby House, abbiamo scoperto un po' di retroscena, l'appello di Max interessantissimo, tra l'altro è un modo anche per buttare un po' fuori, no? Quello che è stato vissuto in questi anni, Max, nel senso che sai, giochi, vinci, perdi, ti resta qualcosa in sospeso molto. Beh, il mio più grande rammarico sportivo sono due. Uno, non aver mai giocato con la nazionale maggiore e non aver vinto lo scudetto con Rodigo. Proprio l'anno nel 2015, che insomma era il mio ultimo anno a Rovigo, dico, il giorno prima di iniziare la preparazione mi chiamò il mio agente e mi disse che avevo avuto insomma l'opportunità di andare a giocare con il London Welsh, che erano in Premiership. Diciamo che è stata una decisione veramente combattuta, perché volevo tornare a Rovigo quell'anno lì, perché ero convinto della rosa che avevamo, delle possibilità di vincere lo scudetto, oltre al fatto che comunque l'anno dopo insomma avevo fatto la scelta di andare a giocare poi per le Fiamme Oro e fare il concorso per andare a giocare con loro. Quindi, e quando Rovigo poi l'anno dopo vinse lo scudetto, io a vedere la partita, non ti nego che piansi dal nervoso, ecco, un po' felice per gli altri miei compagni, però insomma è stato un po' un rammarico, insomma, uno certo. Sfizio da insomma, vincere lo scudetto a Rovigo sarebbe stato per un giocatore italiano, poi visto insomma tutto il trascorso, insomma, 25 certo. anni che si attendeva, sì, certo. sarebbe stato avendo una bella soddisfazione, però insomma dai, si va avanti. Dicono che sia bello anche per un giocatore sudafricano vincere lo scudetto Rovigo e Etienne, quindi insomma vedi tu, ecco. Senti Etienne, in questi tuoi primi mesi qui a Rovigo, come ti trovi con la città? Lo so che adesso è un periodo un po' particolare, il Covid non ti dà tante opportunità, però come ti sembra? Sembra questa è una grande famiglia, perché ho arrivato tipo casino, perché dopo in questo periodo di Covid ho fatto fuori casa in Padova e è stato intervisto in una casa di amico mio, e quindi è arrivato qua un po' presto il mio contratto e tipo arrivato in casa e pronti un po' di roba per mangiare qualcosa, e allora ho capito è prima giorno, sì, voglio stare qua. Anche mia moglie ha detto sì, questa è una club con un'altra storia, non sei non solo un giocatore con un numero, sei un uomo con un nome. E se lo dice la moglie siamo a posto. Sì, esatto. Poi è rimasto colpito per il clima, le temperature. Sì, esatto. Da siciliano, insomma, no. Questo è un aspetto che, insomma, ancora... Tra ti lamenti alla fine, però vedi che... ma, insomma, diciamo che... Dove sta l'amore? Poi, insomma, bisogna restare, bisogna. No, ma mi piace perché è un piccolo paese, ma tutte le roba
voglio fare tutto di qua, e più amici. E... Se è vero quella leggenda che dice che come allo Stade Français, quando sei arrivato, sono venuti a prenderti in limousine anche a Rovigo, o non è vero? Non una limousine, ma una Maybach, quindi tipo una limousine, ma una macchina pazzesca. No, la mia era uno scherzo, no? Era un gioco. Sì. Perché racconta quando hai fatto l'anno allo Stade a Parigi, no? Sì. Quindi l'accoglienza, come ti hanno accolto? Sono venuti a prenderti con questa macchina? Sì, una Maybach. E poi c'era tutto un trattamento speciale, no? Sì, arrivato a appartamento e tutti bellissimo, tipo un terzo piano, visto e Eiffel Tower e tutto questo. E... Che per noi è la Tour Eiffel. Sì, le torri, uguali, dai, uguali diciamo, di qua, ma con i nebbia tanto. Non ho visto Eiffel Tower. Ma... Sì, è la nebbia che ti toglie sì, la esatto, vista. Esatto, solo per questo. Com'è stato l'anno in Francia? No, molto molto bello, voglio stato un anno di più perché ho fermato 2 anni là, ma in questo momento loro voglio, come si dice, when they want to go together con racing, they want to merge. Vogliono fare la fusione? Fare la fusione, sì, okay. Fusione con Racing Metro, quindi ho pensato sono giovani, e 2 piloni destri gioca per Francia prima di me, quindi a Stade c'è 50 giocatori per una squadra, c'è anche a Racing, quindi insieme 600 giocatori. Ho pensato che okay, quindi non gioca di più qua, è tornato a Sudafrica, a The Kings, e ho stato malissimo quest'anno a Kings, e poi basta rugby. I Kings praticamente vedevi già che era un progetto non buono già allora? Adesso no, ma io ho pensato quando arrivo là, sì, una opportunità per crescere il tuo rugby e poi andare a altro paese per giocare a più livello alto. Ma arrivato là ho capito no, questa non è vita di rugby, quindi basta e poi... Volevi smettere quindi? Sì, sì. Ho smetti rugby per 3 mesi e poi Polo ho chiamato, sì, vieni qua in Italia 1 anno e guarda come ti trovi. E ho detto, sì, penso parla con mia moglie e lei dice, tu, sicuro tu voglio giocare rugby? Vai, sono di là con il mio lavoro, tu vai per tua vita. Quindi ho detto, ok, prova 1 anno e mi piace... Come ti trovi l'anno prossimo qualcosa, e quando è arrivato qua in Italia ho capito e tutti ambiente non come in Francia, loro di francese non ti piace tanto inglese, quindi è molto difficile. Ma quando è arrivato qua in Italia ho capito, sì, più amici qua, più famiglia, quindi voglio stare qua per arrivo mia cittadinanza e qualcosa, quindi... Fare tutto il tuo percorso, sì, il tuo percorso. Esatto, qua. Esatto. Ma è vero che c'era, dopo l'anno col Petrarca, una possibilità di andare in Canada per te? Sì, sì. Voglio andare là per, anche per un lavoro per mia moglie, perché ho visto Canada un bello paese, ma anche ho capito un po' freddo là. Sì, abbastanza. E quando è arrivato... C'è peggio, insomma, sì, glielo dico. Quando è arrivato e COVID, non realizzare. Realizzare, sì. Sì, realizzare questo, quindi... Il focus di mia moglie e mio è solo stati qua in Italia. Ok, la cosa è chiara, è una conferma. Etienne è qui perché la moglie ha detto di sì. Esatto. Max è qui perché la moglie ha detto di sì. Ecco. Per adesso anche la mia è d'accordo, per cui va tutto bene. Allora, siamo al termine di questa puntata. Max, hai cominciato il tuo percorso da allenatore? Sì, 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 ho iniziato il mio percorso, ho dato una mano per 2 anni alla Monti
Contestualmente in realtà giocavo e... Raccontalo quella, ti giuro. Quella è un po' una pazzia, che, beh, ovviamente ragazzi, le origini, il sangue della Sicilia ti richiamo. Praticamente 2 anni fa, fortunatamente grazie comunque alla possibilità della Monti che insomma, concedeva, perché comunque il weekend ero spesso ero via con l'altra squadra, praticamente durante la settimana stavo qui a Rovigo, allenavo la Monti, e poi 2-3 weekend al mese scendeva a Catania per giocare, insomma, diciamo che quella è stata un po' una scelta di cuore, perché è innegabile il fatto che sia ancora legato, insomma, alla mia città, alle mie origini, e quindi per 2 stagioni ho fatto questa scelta. Poi ovviamente è arrivata la seconda bambina e tornando al vecchio discorso della moglie, ho detto, o stai un po' più calmo o se no stai a Catania. Quindi no, adesso a parte lo scherzo, giustamente con le priorità che diventavano insomma diverse, ho iniziato a dare una mano insomma più vicina, che comunque vicino. L'anno scorso andavo una mano a Livorno, sì, diciamo che comunque dove c'è il mare mi trovo bene. Ti attrae. E poi no, niente, quest'anno ho iniziato un percorso con col Monselice. In realtà all'inizio stagione avrei voluto giocare ancora un anno, solo che mi sono presentati nuovamente i problemi al ginocchio che avevo e quindi insomma ho detto basta, adesso vedremo poi le prossime settimane. Monselice, tra l'altro c'è una persona che ti ha voluto. Pasqualone, un mitico personaggio del rugby italiano. No, guarda, Pasqualone veramente, io non l'ho conosciuto così, insomma, in prima persona, non ho sempre sentito parlare, a conferma appunto delle voci, è veramente una persona squisita che si mette a disposizione dei ragazzi, con, come dire, veramente trasmette tanto nell'esperienza che ha sia come allenatore e soprattutto proprio come uomo di gruppo. Lui, le sue capacità sono veramente quelle di unire il gruppo e tenerlo unito, soprattutto nei momenti difficili. Ecco, grazie Max di essere grazie venuto a trovarci. Grazie a voi. Per tutto. E speriamo insomma che finisca tutta questa situazione per tornare al campo. Questa è la cosa più importante. Certo. E ti grazie mille, è stato un piacere. Grazie a voi. Sì, anche un piacere. Piacere mio. Tra piloni destri si intende. Noi ci vediamo la prossima settimana, martedì la partita, giovedì Rugby House e ovviamente fra 2 giorni seguiremo Rovigo Fiamme Oro in un match importante sia per la classifica ma anche per il percorso di risalita della Famicizia Z Rugby Rovigo Delta. Buonanotte.